Ora vi raccontiamo la storia di un medico con il cuore d'artista. Da oltre 30 anni opera al Fate Bene Fratelli di Benevento e affianca la sua attività sanitaria, i colori e le emozioni delle sue opere. Ci troviamo a Benevento, in un posto ricco di fascino e suggestioni, ma soprattutto ricco di opere. Sono le opere di Giovenale Tresca, un ginecologo pittore, artista, che ha creato migliaia e migliaia di opere, ma c'è una particolarità. Queste opere lei non le ha mai vendute, le ha donate in beneficenza laddove c'è sofferenza. Come nasce tutto questo? Nasce con probabilmente per la deformazione professionale, essendo io un ginecologo ospedaliere del Fate Bene Fratelli di Benevento, le mie opere diventano quasi come un farmaco emozionale che vanno ad integrare la cura medica e chirurgica per abbracciare la persona in modo olistico. Non faccio mai un progetto prima di realizzare un'opera, ho solo l'esigenza di partorirla quest'opera. Ecco la metafora che si può fare con una donna che deve partorire. Ecco, un bellissimo messaggio che lei lancia, ma io vorrei soffermarmi un attimo su questa opera. Questo è un sacco che conteneva la farina e mia nonna metteva le toppe quando chiaramente si rompevano questi sacchi per recuperarle. E io ho fatto un ulteriore recupero dipingendo su questo sacco. E quindi è un lavoro a quattro mani, iniziato da mia nonna e finito da me. Ed ora trasferiamoci in un altro ambiente di questo meraviglioso atelier di Giovenale e qui troviamo delle opere che, diciamo, indicano anche una evoluzione artistica. Le opere che si portano fuori sono sempre diverse, sempre in evoluzione. Qualche critico l'ha associato a grandi artisti quali Miró, Matisse, Burri. Lei come si sente? Io non faccio altro che dissotterrare dal mio terreno le opere che sono già formate. Cosa vuol dire meno 20? È un meno 20 che segna il tempo dell'uomo che vive, però c'ha sempre un'ora X che è molto importante e quindi deve essere pronta a rispondere e a superare quest'ora X. Quest'angolo troviamo delle tavole in legno. Questa per esempio che cos'era? Questa è una tavola che stava qui, il pavimento di legno di una volta, di 300 anni fa, e ho realizzato queste opere. E in questo percorso artistico ci imbattiamo in alcune delle opere che da qui a poco saranno inviate, sempre donate, all'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. Sono 51 opere che ho realizzato proprio per gli spazi del Pascale di Napoli a beneficio di tutti i frequentatori. Ecco, e lei ha anche un'altra mostra permanente a Roma all'ospedale Policlinico Gemelli. Siano più di 100 opere e stanno distribuite dal quarto all'undicesimo piano dal titolo L'avventura dell'esistere, lettera maiuscola, dove esistere vuole indicare il nostro passaggio terreno. Un'altra bellissima sua opera del 2006 che ha avuto il privilegio di essere inserita nel libro del Vaticano. Dal Cristo che ha una mano ancorata alla croce e un'altra rivolta verso il prossimo. E tra le tante opere create da lei anche scultoree come questa. L'adorazione come offerta. E poi c'è una splendida scultura che lei ha donato alla chiesa qui di Benevento intitolata a San Giuseppe Moscati. È l'angelo della luce dedicato proprio a San Giuseppe Moscati, del quale sono indegno devoto. Ecco, andiamo a vederla allora. Andiamo a vederla.